prego. Buongiorno, un saluto alle autorità e a tutti i presenti e idealmente anche a coloro che volentieri avrebbero partecipato a questa festa ma che non abbiamo potuto invitare a causa delle stringenti normative Covid. Per l'organizzazione di questa cerimonia ringrazio il Polo Mantenimento Armi Leggere in primis, il Comando dei Vigili del Fuoco ed anche il Liceo Artistico Metelli e quanti altri hanno supportato la logistica di questo evento. Nella consapevolezza che dopo la pandemia nulla tornerà esattamente come prima, è più che mai importante oggi trarre da questa drammatica esperienza le conseguenze più costruttive, riflettendo sul valore della festa della Repubblica. La vostra presenza qui ne è una testimonianza significativa di quanto teniate alla comunità ternana nel vostro esemplare agire quotidiano, sempre rivolto al servizio del cittadino. Per il secondo anno consecutivo, la ricorrenza del 2 giugno è celebrata in un contesto molto particolare. L'incubo con cui stiamo convivendo da circa 15 mesi, tuttavia, ora non è più tale. Ci appare in un modo diverso. Grazie ai risultati che la vaccinazione ormai della maggioranza della popolazione sta portando, ci sentiamo meno angosciati e più ottimisti sul nostro futuro. Ci sembra di poterne uscire e senz'altro sarà così, specialmente se non ricadremo nei tanti errori della scorsa estate. Le tragiche vicissitudini occorse e il modo con cui ne stiamo venendo fuori ci permettono di riaffermare l'esigenza di anteporre al centro di ogni considerazione la persona e i suoi comportamenti. I cittadini di Terni e provincia hanno risposto con un forte senso di responsabilità e di spirito di adattamento alle sopravvenute difficoltà, stringendosi idealmente alla nostra bandiera con coraggio, con un radicato senso di identità e di unità che ha consentito di superare le fasi più acute della tragedia e di affrontare con rinnovata energia la sfida della ripartenza. Al 1 marzo 2021 ha ricoperto l'incarico di direttore sanitario dell'azienda sanitaria Umbria 2, ove attualmente è responsabile dell'attività Covid e direttore facente funzioni del distretto di Orvieto. Ha partecipato a protocolli di studio internazionali, alla stesura di percorsi diagnostici terapeutici ed a progetti di ricerca. È autore di 42 pubblicazioni scientifiche. In occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costantemente e proficuamente partecipato al tavolo di crisi provinciale istituito presso la Prefettura, con competenza e professionalità, contribuendo alla risoluzione delle principali criticità. Proseguiamo con il sostituto commissario della Polizia di Stato, Sandro Lighi, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Presta servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto dall'aprile 2014. Dal 1 agosto 2018 è componente del Nucleo Speciale Ricerca e Soccorso per Ambienti Ostili. Nel corso del servizio prestato ha ricevuto vari riconoscimenti in considerazione delle importanti operazioni di polizia giudiziaria che lo hanno visto coinvolto. In occasione del sisma del 24 agosto 2016 ha prestato la propria opera di assistenza alle popolazioni di Norcia, San Pellegrino di Norcia e Preci, con serietà, operosità ed altruismo. Colonnello Dottor Silvio Manglaviti, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È ufficiale dell'Esercito Italiano dal 1984. Dal 2014 a dicembre 2020 ha diretto il distaccamento logistico del raggruppamento autonomo del Ministero della Difesa ad Orvieto. Attualmente presta servizio presso il raggruppamento autonomo del Ministero della Difesa. Già titolare delle cattedre di topografia militare e geopolitica nei corsi di laurea dell'Università della Tuscia di Viterbo e per allievi marescialli dell'Esercito, è altresì socio della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria,
della Società Geografica Italiana, di Italia Nostra, del Touring Club Italiano, dell'Istituto Storico Artistico Orvietano e di Medici Senza Frontiere. Maggiore Dottor Giuseppe Nardò, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, già comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Terni, attualmente è comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna. Nel corso della sua attività lavorativa ha condotto indagini particolarmente complesse che gli hanno permesso di ricevere importanti attestazioni di stima e riconoscimenti da parte dell'autorità giudiziaria e di autorità civili e militari. Particolarmente preziosa è stata la sua attività in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, supportando l'Arma dei Carabinieri nell'attività di controllo del territorio. Signora Luciana Rossetti, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La signora Rossetti ha ricoperto vari incarichi presso l'Ente Nazionale Sordi. Dal 2011 è Presidente del Consiglio Regionale Umbria dello stesso ente. Collabora con il Centro di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Santa Maria di Terni per aiutare le famiglie con bambini non udenti. È stata componente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, in rappresentanza della Federazione tra le associazioni nazionali disabili, di cui attualmente è vicepresidente. Ha partecipato alla realizzazione del progetto Comunica ENS Umbria ed è vincitrice di un contributo stanziato dal Ministero per le Disabilità in favore del progetto SAIS per l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed una piena inclusione delle persone sorde nella società. Signor Mauro Scimmi, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il signor Scimmi è dipendente dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, ove dal 2012 presta servizio come coordinatore presso l'unità operativa e rianimazione e terapia intensiva generale e Covid. Si è particolarmente distinto in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per aver partecipato attivamente alla predisposizione delle aree intensive presso l'unità operativa malattie infettive e presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino. Grazie. Dottoressa Francesca Tisci, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Entra a far parte dell'organico del Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel 2011 e viene assegnata alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, ove a gennaio 2018 consegue l'attuale qualifica di direttore informatico vice dirigente. Referente delle applicazioni informatiche in materia contabile e finanziaria e nell'interlocuzione con il Ministero dell'Economia e Finanze per l'interoperabilità dei sistemi informatici in uso nella pubblica amministrazione, vive ad Orvieto e dedica la quasi totalità del tempo libero alle attività di beneficenza e volontariato. Dottor Sandro Vendetti, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha ricoperto numerosi incarichi all'interno dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, tra i quali quello di direttore sanitario dal 1 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 e attualmente quello di responsabile staff della direzione gestione rischio chimico. In occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha coordinato la task force ospedaliera istituita per la gestione dell'emergenza ed ha costantemente e proficuamente partecipato al tavolo di crisi provinciale istituito presso la prefettura con competenza e professionalità, contribuendo alla risoluzione delle principali criticità. Dottor Lucio Marrocolo, ufficiale Cecca, nato a Narni il 16 luglio 1915. Militare,
deportato a Stammlager XI a Magdeburg dall'8 settembre 1943 al 19 aprile 1945. Ritira la medaglia la figlia Paola Cecca. Medaglia d'onore alla memoria al signor Sante Cimicchi, nato a Castel Viscardo il 16 gennaio 1916, militare, deportato a Weinzendorf dal 9 settembre 1943 al 13 settembre 1945. Ritira la medaglia il figlio Stefano Cimicchi. Medaglia d'onore alla memoria al signor Angelo Leonardi, nato a Narni il 9 maggio 1923, militare, deportato dall'8 settembre 1943 all'11 febbraio 1944. Ritira la medaglia il nipote Andrea Leonardi. Medaglia d'onore alla memoria al signor Giovanni Marini, nato a Spello il 28 dicembre 1907, militare, deportato a Köstrin, Königsberg, Berlino e Hannover dall'11 settembre 1943 all'11 aprile 1945. Ritira la medaglia alla figlia Federica Marini.